contributi per tutti, che sono tantissimi, ma già questo loro non ci sentono. Noi abbiamo formato un gruppo praticamente su Facebook, un nuovo gruppo da circa 2 mesi, siamo già 8.000 persone, ci chiamiamo 41 per tutti, lavoratori uniti. Perché lavoratori uniti? Perché tutti praticamente devono avere diritto ad andare in pensione dopo 41 anni di contributi, senza se, senza ma, vuol dire senza pensione, senza niente. Quando tu hai fatto 41 anni, fuori entra un giovane! Urca! Io non so se mi avete capito, è difficile una cosa così. Allora, io non lo so se è difficile, 41 senza balzelli! Non ci vuole tanto. Io vi ringrazio, iscrivetevi al nostro gruppo, noi abbiamo le pagine nazionali dei 41, abbiamo il gruppo dei 41, basta fare un click, invece di fare il click su altre cose meno importanti, scusatevi, vi sto rubando ancora un po' di tempo agli amici dei 5 Stelle che ci hanno dato questa grossa possibilità che non tutti ci danno. Grazie. Volevo prima di introdurvi Alessandro, che è venuto a trovarci, ricordarvi che domani, sempre a proposito degli ultimi, no? In una città, in una regione dove le cooperative gestiscono lavoratori a 2-3,50 euro, sempre quelli che dovrebbero difendere i diritti dei lavoratori, no? Poi gestiscono le stesse cooperative. Ci sarà una manifestazione dei lavoratori dei servizi di pulizia degli ospedali che partirà, che sono trattati vergognosamente, al di là veramente di ogni dignità umana, vergognosamente, noi siamo al loro fianco, partirà da Porta Nuova, eccolo, ciao, alle 9 domani mattina e cerchiamo di essere vicini a loro, perché piano piano verranno a prendersi tutti, finiremo, il progetto che hanno è quello, renderci schiavi. Adesso vi presento invece un liberatore, un vero, la vera star, Alessandro Di Battista. Salve a tutti e buona domenica. Grazie a tutti, grazie a Laura Davide Bono, a Laura Castelli, a Ivan Della Valle che fa un lavoro incredibile su. Grazie a tutti e buona domenica. Vai, è concesso. Però no, c'è una fasciatura. Sono caduto con una bicicletta blu, come dico. Io sono in guai a non aver rifiutato tutti i privilegi. Però non è nessuna buca di Roma. Ho frenato male, semplicemente. No, scherzi a parte. Avete visto 2 o 3 cose che vi fanno capire perché il Movimento 5 Stelle cresce. Uno, sono venute delle persone, ci hanno detto vogliamo parlare. Benissimo, potete parlare. Due, un ragazzo, ma lui mi ha raccontato che la settimana scorsa ha provato ad entrare all'Ingotto perché vuole fare delle domande che non l'hanno fatto entrare. Qui anarchia totale, c'è chiunque entrava, domande su ogni cosa, tu ridi, sì, lui ride perché è uno di quelli che mi ha strattonato, buttato per terra, una cosa. Cioè, ci sono 2 poliziotti della municipale, lì che ringraziamo, tranquilli, stanno dietro, tranquilli. Io lo dico sempre, quando il Movimento 5 Stelle scende in piazza, poliziotti, carabinieri, non so se ci stanno poliziotti e carabinieri, forse neanche, no, non ci stanno. In borghese, tranquilli, vengono, si mettono dietro per sentirsi pure le proposte e magari applaudire senza farsi vedere. Succede questo, non c'è mai una barriera, un'intermediazione, fateci caso, non c'è mai bisogno, non c'è una transenna qua, non c'è bisogno. Quando fai il tuo dovere non hai bisogno di alcuna scorta, di alcuna protezione, non c'è bisogno. Ed è rivoluzionaria questa roba, è rivoluzionaria. Oggi sulla stampa di Torino, no, fermi! Non lo comprate, però guardate in un bar, c'è un articolo straordinario. Secondo qualcuno, Di Battista è stato avvistato nell'autobus 303, tra l'altro 301, che va dalla Cassia al centro. Avete letto? E si lamentava di una roba interna al movimento via telefono. Allora, qua la cosa straordinaria non è, parte l'indiscrezione, perché poi molti articoli sono scritti dagli indiscrezionisti più che dai giornalisti, però che si sia scritto Di Battista o altri del movimento sull'autobus 301, che è vero tra l'altro, ho preso l'autobus 301 a Piazza Giochi Delfici per andare alla Camera dei Deputati, che tra l'altro da quando c'è il PG Raggi passano perfetti questi autobus.
Vi dicevo, è incredibile tutto questo, come è incredibile che una forza politica continua a scendere in piazza, non in campagna elettorale, la domenica, in una città dove abbiamo già vinto. Quindi potrebbe interessarci magari andare a fare campagna elettorale in altre parti dove si vota. Al Movimento 5 Stelle, certamente vincere le elezioni è la condizione che potrebbe permetterci di approvare delle leggi come il reddito di cittadinanza, che vi ha spiegato prima Daniele Pesco, che l'ha scritta lui la legge. Daniele Pesco, il parlamentare alla Camera dei Deputati, che ha scritto lui la legge sul reddito di cittadinanza. Però dovete capire che il movimento cresce perché ancora di più di un voto ci interessa un cittadino attivo che fa una denuncia, che porta delle carte in procura, che si interessa di una problematica della città, che fa controinformazione, che prima di credere ad un articolo che pubblica un giornale verifica chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Questo vogliamo! Più che vincere le elezioni vogliamo sovranità popolare, vogliamo partecipazione, vogliamo un po', vogliamo normalità. Normalità, cittadini che dentro l'istituzione fanno il loro dovere, cittadini fuori dalle istituzioni che si interessano alla politica, perché o ci interessiamo alla politica o non c'è possibilità. Poi votate chi volete, non votate, fate tutto ciò che volete, ma se gli lasciamo carta bianca a questa gentaglia che istiga al delinquere, perché quel che è successo questa settimana in Senato con quello sceno voto di scambio Lotti-Minzolini è un'istigazione a delinquere, perché dei senatori dicono: noi possiamo violare la legge, possiamo mantenere dentro un condannato in via definitiva, nonostante una legge che lor signori si sono votati nella passata legislatura, e praticamente si elevano al ruolo di quarto grado di giudizio della magistratura, coloro che devono decidere su loro stessi. Quel che però avviene quotidianamente, ahimè, anche con il sistema bancario, e stiamo nelle piazze a parlare di proposte, e li abbiamo qui per rendere trasparente il sistema bancario, perché anche qui avete problemi con Intesa San Paolo. Ci sono problemi enormi, e fino a che non ripuliremo Banca d'Italia appunto dal controllo delle banche private che di fatto la controllano, non ci sarà libertà, non ci sarà trasparenza nel sistema bancario. Questa è una legge che abbiamo scritto quando alla prossima legislatura, se avremo la maggioranza, tutto questo lavoro l'avremo pronto. Quando siamo entrati 4 anni fa in Parlamento, nessuno di noi è mai entrato a Montecitorio. Io neanche in visita scolastica alle medie, non c'ero mai entrato. Sono stati mesi difficili, primi. Dovevamo imparare a scrivere una legge, a trovare le coperture finanziarie, dovevamo imparare a scrivere un'interrogazione parlamentare, a capire la differenza tra una risoluzione e una mozione, a come abbiamo imparato come funzionavano le commissioni parlamentari. Non sapevamo nulla. Siamo entrati, non avevamo nulla. Non avevamo la conoscenza, ci siamo impegnati, oggi siamo la prima forza politica del paese, quindi è possibile. Ci pensate a che lavoro è stato fatto. Alla prossima legislatura la proposta di legge sulla riforma della Banca d'Italia per renderla veramente pubblica e trasparente e non controllata da Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, è pronta. Come è pronta un'altra proposta, e ci ha lavorato anche qui Daniele Pesco, Alessio Villarosa, per dividere finalmente le banche d'affari dalle banche commerciali, perché il dramma è questo: noi mettiamo i nostri soldi in una banca pensando che questa banca raccoglie il denaro dei cittadini e magari lo investe nel territorio, in un'impresa, in una famiglia, in un'idea di un giovane che vuole restare qui e non se ne vuole andare dall'Italia, e poi si scopre in realtà che queste banche fanno investimenti, comprano titoli tossici, derivati, e poi falliscono, anzi non falliscono perché arriva Pantalone, lo Stato che gli dà quattrini a fondo perduto, e neanche riesce ad ottenere magari la cacciata di quei vertici che hanno prodotto questo indebitamento, come è avvenuto ad MPS, perché 8 miliardi dei soldi nostri, delle nostre tasse, il reddito di cittadinanza, anzi in un anno ce ne costa 17, sono finite ad MPS, che è stata spolpata dal Partito Democratico, spolpata, la banca loro l'hanno spolpata dando dividendi a destra e a manca, prestando denari al territorio con i quali magari gli amici degli amici della banca hanno fatto campagna elettorale al Partito Democratico per raccogliere i voti. È questo il sistema, e facciamo nomi e cognomi nelle piazze. Io provo a farli pure in televisione, ci provo, provo ad interrompermi. Ci provano pure ad interromperci, però siamo diventati lì educati, rispettosi. Dottoressa Gruber, la prego, mi faccia concludere il concetto. Allora, dico questo. No, volerà. Noi no, quali parole? Noi non abbiamo mai detto una parolaccia in questa volta. Ora, è accettabile che José Manuel Barroso
era presidente della Commissione Europea, della Commissione Europea, dell'organo politico più importante dell'Europa. No, non ci ho sentito. Va bene, non ci ho sentito. Esca dalla Commissione Europea e è diventato presidente e advisor della filiale europea di Goldman Sachs, banca d'affari. Mario Monti, c'è stato l'altra volta di martedì, prima di me, è stato membro della Commissione Europea, ex presidente del Consiglio e tuttora senatore a vita, e proviene da Goldman Sachs, dove ha lavorato dal 2005 al 2011, quando Giorgio Napolitano, il massimo responsabile dei disastri in Italia, Giorgio Napolitano, l'ha nominato senatore a vita. Romano Prodi, ex ministro dell'industria, ex presidente dell'IRI, due volte presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione Europea come Barroso, era in Goldman Sachs dal 1990 al 1993 e poi è diventato presidente dell'International Advisory Board di UniCredit dal 2014 e è il successore di un tal Giuliano Amato, che attualmente è giudice della Corte Costituzionale, ex presidente del Consiglio, ex tesoriere di quel partito socialista di Craxi, colui che mise le mani nelle tasche dei cittadini italiani con quel decreto del prelievo forzoso notturno, e anche colui che chiedeva al presidente di MPS i quattrini per finanziare il torneo di tennis di Orbetello, di cui lui era presidente del circolo. E attualmente, oltre ad essere tutto questo, il caro Giuliano Amato è anche stato nominato senior advisor consulente della banca tedesca Deutsche Bank. Mario Draghi, attuale presidente della BCE, ex direttore generale del Tesoro e ex governatore della Banca d'Italia, non è stato solo consulente di Goldman Sachs, ma anche vicepresidente dal 2002 al 2005, proprio gli anni in cui queste banche d'affari facevano quella speculazione che si è trasformata in crisi economica e sociale nei nostri paesi. De Benedetti, per esempio, patron del gruppo Espresso, arrestato, se non sbaglio, in epoca di Tangentopoli, non so se prescritto, assolto, non me lo ricordo, non mi querelate, mi fa tanto una più, è attuale membro del consiglio di sorveglianza dei Rothschild. Questo è l'enorme sistema che il Movimento 5 Stelle ogni giorno e in tutti i fine settimana, francamente facendo anche qualche sacrificio, perché potremmo starcene nelle nostre città. Io non sono di Torino, non vengo qui a prendere voti, non mi sto curando il mio bacino elettorale qui perché non mi posso candidare a Torino, eppure siamo qui tutti i fine settimana a parlare di queste tematiche perché non gliela vogliamo dare vinta, non gliela vogliamo dare vinta. Gli vogliamo lasciare, vedo, guardate queste creature, ragazzini a Cavaceso, lì un neonato, quanto c'ha che allattico? Quanto? Un mese. Tu allatti proprio alla grande, una roba meravigliosa. Gli vogliamo lasciare un paese più pulito ai nostri figli, un paese più pulito, anzi un paese normale, dove la politica possa pure parlare con il sistema finanziario, ma non sia infiltrata da questo sistema finanziario, perché quel che abbiamo visto in questi 4 anni sono decine di provvedimenti a favore del sistema delle banche, e poi non ci dicono che non ci sono i quattrini per il reddito di cittadinanza, che dovete capire non è assistenzialismo, è una manovra economica, ve l'ha spiegata prima Daniele. A noi occorre del tempo, perché è impossibile uscire dalla crisi producendo più motori a scoppio, invenzioni di 2 secoli, producendo più cemento. Non si esce così dalla crisi, si esce dalla crisi trasformando la nostra economia, creando dei servizi nuovi. Ci serve, lo dice sempre Beppe, modi alternativi di spostarci, non il motore a scoppio. Ci serve cultura, enogastronomia, ci serve turismo, ci serve qualità di vita migliore, ci serve la possibilità di stare più tempo a casa con i figli, con i parenti. Questo serve. Per ridisegnare questa economia occorre del tempo, e del tempo si ottiene anche con il reddito di cittadinanza, perché ogni anno 120.000 italiani fuggono dall'Italia, molti sono giovani, e lo dico, 120.000 persone all'anno, quanto tutti gli abitanti di città come Siracusa o Vicenza, come se ogni anno una città come Vicenza o Siracusa sparisse, o sparirebbe, così possiamo andare nei TG, sparirebbe, come se una città come Vicenza sparirebbe, per quello dovremmo fare il reddito di cittadinanza, così viene ripreso, perché noi ogni tanto abbiamo un problema con un congiuntivo, ma questi quotidianamente con la condizionale, quotidianamente con la condizionale. Quello che è avvenuto questa settimana è veramente drammatico, drammatico, ripeto, si sono
hanno istigato, e poi se la prendono con Luigi quando Luigi dice non vi lamentate se c'è violenza, ha perfettamente ragione, dicono Di Maio istiga la violenza, è tutto il contrario, questo movimento li sta paradossalmente sta incanalando la rabbia degli italiani in un percorso democratico e di partecipazione come si vede in questa piazza, e noi siamo i violenti. Chi viola la legge in Senato è un violente, è un violento. Chi salva corrotti, chi salva delinquenti, chi salva condannati è un violento. Ma non è facile da capire. Guardate, io vedo che indietro c'è magari qualche scettico che prende passa e si ferma e sente. Ma questa vi sembra una piazza di violenza? Questa è una piazza non di speranza, di certezza che insieme ce la possiamo fare, avremo una possibilità. Ma è chiaro, qualora dovessimo andare al governo per riuscire contro un sistema mediatico molto forte, un sistema finanziario, e spesso sono connessi, ad approvare queste leggi importanti per la collettività, passeremo dei mesi difficili. Quando ci faranno votare, e ancora non lo sappiamo perché, perché i tempi di approvazione o di sistemazione della legge elettorale dipendono dal congresso del Partito Democratico. Pensateci, dopo la sconfitta di Renzi del 4 dicembre, in 448 la legge elettorale si sistema, per quello noi abbiamo sempre detto questo Parlamento non è in grado di fare un'altra legge elettorale, si voti immediatamente con la legge uscita dalla consulta, perché li conosciamo, dopo aver fatto la legge elettorale in costituzionale come il Porcellum, hanno fatto un'altra legge elettorale incostituzionale come l'Italicum. Possiamo permettere a costoro di rimettere mano loro e magari fare un anti-grillinum, perché l'unico nemico per loro è il Movimento 5 Stelle. Ma vi rendete conto che in questa che chiamano democrazia e poi se la prendono col Movimento 5 Stelle, quando un garante ha tutto il diritto, in un momento in cui ha dei sospetti, ragazzi, questa è la verità, quando Grillo, che non ha fatto mica carriera politica, ci ha rimesso milioni di euro col Movimento 5 Stelle, Grillo, vi do la mia parola d'onore, quando pensa che evidentemente c'è un sospetto su una determinata lista, lui che è il garante deve tutelare tutto un movimento che è diventata la prima forza politica del paese, dice se ho un dubbio è meglio un attimino intervenire, è logico, e ci dicono che questo è un problema di democrazia. Io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, non conoscevo nessuno, non conoscevo Grillo, e ho avuto un'opportunità come Laura Castelli, come Ivan Della Valle, tutti quanti, come Airola che combatte nella commissione di vigilanza RAI, immaginate quello che deve sopportare ogni giorno uno come Alberto Airola in quella commissione. Vedersi questi raccomandati della politica andare lì e sentirsi Gesù Cristo nella commissione di vigilanza RAI, i pezzi grossi dei Caltagirone legati a Renzi diventare direttori dei telegiornali come il TG1, che come Mario Orfeo succede adesso, che ogni giorno infangano il Movimento 5 Stelle. Però noi siamo calmi, tranquilli, anche perché più fanno così, più cresciamo, non se ne rendono conto che finché ci continueranno a fare in televisione, non delle interviste, degli interrogatori, perché io mi aspetto soltanto la lampada in faccia prima o poi, che non mi lamento poi su questo, va bene, purché si comportino allo stesso modo con tutti gli altri. Noi non vogliamo trattamenti, va bene così, ma devono trattare gli altri allo stesso modo, perché se la Boschi va in televisione non è che gli chiedono del perché, se fossi a conoscenza che il padre incontrava il massone Flavio Carboni a 300 metri dal tuo ufficio per chiedergli lumi e delucidazioni su chi mettere nel consiglio d'amministrazione nella presidenza di Banca Etruria, nessuno glielo chiede. Su mio padre mi hanno fatto centinaia di domande, che è un piccolo imprenditore che paga il 60% di tasse, una persona onesta, ci pensate com'è il sistema? Una volta al Corriere della Sera un editoriale, i problemi dei padri della politica, mio padre per le sue idee politiche è una persona per benissimo di fianco al padre della Boschi e al padre di Renzi, ma perché ci deve stare mio padre lì in mezzo? È una roba incredibile. Poi questi magari saranno innocenti, padre di Renzi sarà innocente, indagato per amor di Dio, però perché? Il problema dell'inchiesta Consip, sappiate che è stata già sabotata, non so se, perché bisogna capire questa questione bene dell'inchiesta Consip, c'è un'inchiesta sul più grande appalto d'Europa che riguarda un imprenditore che
presumibilmente pagava dei politici o pagava qualcuno in Consip per ottenere degli appalti. Costui, che si chiama Alfredo Romeo, tra l'altro, ha finanziato la campagna elettorale a una fondazione renziana con 60.000 euro e negli ultimi anni ha finanziato tutta la politica da destra e sinistra. Questo è il sistema. Per questo è alternativo al 5 Stelle, non perché siamo perfetti. Noi faremo errori e ne faremo ancora di più se dovessimo diventare più grandi. È normale, non siamo perfetti, ma nessuno ci ha dato i soldi, quindi nessuno ci può dettare la linea politica. Invece questi grandi imprenditori finanziano la politica da destra a sinistra e poi chiedono qualcosa in cambio. Può essere una legge, può essere un emendamento, può essere un appalto, può essere piazzare un amico all'interno della forza politica e continuare a controllarla dall'interno ed infiltrarla. Questo è il sistema. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Questo diceva Falcone. E che succede in Consip? Succede che questo Romeo poi è stato arrestato, finanziava, appunto, ha finanziato anche Renzi. E il presidente, l'amministratore delegato della Consip, che è la società appaltante più importante d'Italia, cioè quella società in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce gli appalti pubblici e dà gli appalti chiaramente all'imprenditoria privata, questa società è stata appunto si facevano indagini rispetto a delle possibili casi di corruzione all'interno. E l'amministratore delegato, tal Marroni, amico di Renzi, un renziano piazzato lì dal governo Renzi, non Airola, non Daniele Pesco, non Laura Castelli, un renziano, ha dichiarato sotto giuramento ai magistrati di essere stato avvisato dal ministro Lotti non solo della presenza di un'inchiesta, ma della presenza di cimici, di microspie all'interno di Consip. E le microspie c'erano perché lui ha fatto bonificare gli uffici e sono state trovate le microspie. Nel momento in cui sai che c'è un'inchiesta, trovi le microspie, di fatto l'inchiesta viene sabotata, perché tutte le persone iniziano a comportarsi meglio, a non parlare al telefono, a non parlare in quell'ufficio. Quindi magari qualche delinquente in questa situazione uscirà pulito, ma perché è stata insabbiata e di fatto sabotata l'inchiesta, presumibilmente, come dichiara un renziano, dal ministro Lotti. Questa è la questione Consip. Ma in tutto ciò, perché il padre dell'ex presidente del Consiglio deve trafficare, magari licitamente, deve fare affari con Verdini? Perché? Se ci pensate, che è diventata la democrazia? Che cos'è questo renzismo? Un modo diverso di gestire il potere, di ottenere appunto favori, amici degli amici, piazzare nomine, perché prima vi ho fatto questi nomi, ma ieri Profumo, che voi conoscete bene, è diventato, nominato dal governo Gentiloni o Renziloni, amministratore delegato della principale azienda italiana Finmeccanica, che oggi si chiama Leonardo, un altro banchiere all'interno di un'azienda di Stato. Cioè, o provieni dalle banche o non puoi lavorare, sembra, all'interno del sistema pubblico, non puoi far carriera nelle istituzioni. È questo il grande conflitto di interessi in un paese dove non c'è il conflitto di interessi, e non per Berlusconi, se ci pensate. Io andavo in giro all'università con la maglietta, io non ho votato Berlusconi, con 10 lingue diverse per marcare la differenza, perché io non l'ho mai votato Berlusconi. Qua qualcuno l'ha votato e tu no, però hai votato qualcos'altro. Ma vi riconosco, io li riconosco in faccia i berlusconiani. Tu che abbassi la testa, eh? Fortissimo. Tu l'hai votato? Te ne sei pentito? Chiedi scusa? Ecco, ti assolvo il nome dei pazzi. Pure lei si chiama Berlusconi? Che? Vabbè, qualcuno avrà votato. Pure qua c'è pure qualcuno che ha dato le primarie a Renzi, io lo so. Aspetta, tu che hai detto, sentitelo, è straordinario. Di dove sei tu? Senegal, la saggezza africana. Perché hanno votato Berlusconi? Però di perché? Perché non c'era padre. Perché noi non c'eravamo ancora. Ora, io andavo con sta maglietta, lavoravo in Guatemala, la racconto sempre questa roba, perché mi mettevo questa maglietta perché era difficile in quegli anni, no? Perché io stavo dall'altra parte del mondo, lavoravo nelle comunità indigene, salivo magari su una montagna dove sopra 2000 metri fanno il caffè buono, andavo là sopra, ci voleva un giorno di bus. Se qualcuno è stato in Guatemala, avete visto i bus, i chicken bus, dove salgono contadini con polli, un bordello clamoroso. Dopo un giorno di cammino arrivi sul cucuzzolo della montagna, comunità indigena dove neanche parlano spagnolo, solo le lingue maya, ti dicono italiano, sì, bunga bunga, cioè lo sapeva, è vero. Quindi io non ho votato Berlusconi, ma li ho visti, io ho visto la sinistra che votavo, questa pseudo falsa sinistra. Cioè, in questo paese è fatto alla rovescia, Berlusconi
Cioè la destra ha creato Equitalia che massacra le imprese, le piccole e medie imprese, e oggi dice tra le prime cose da fare occorre abolire Equitalia di Berlusconi e Lacra. E in questo paese assurdo la sinistra ha abolito l'articolo 18. La sinistra. Ma ci pensate, che vergogna, il partito che viene da Berlinguer, che abolisce l'articolo 18, che ha massacrato lo Stato sociale, l'acqua pubblica, la sanità pubblica, vanno a braccetto con il capitalismo finanziario che è il nemico pubblico numero uno, però lo fanno tirando fuori il pugno chiuso, andando alle feste dell'unità o chiamandosi compagni reciprocamente. Devono andare a fanculo questi ipocriti. È l'ipocrisia il male principale di questo paese, l'ipocrisia ancora di più della corruzione, l'ipocrisia oggi del ministro Delrio che rilascia un'intervista e dice forse abbiamo dato un massaggio sbagliato su Minzolini, abbiamo sbagliato, il giorno dopo l'ipocrisia di Renzi che propone una commissione d'inchiesta sulle banche, Renzi la propone, sono così, l'ipocrisia di costoro che hanno massacrato il lavoro con il voucher, con questo sistema drammatico e oggi per paura del voto popolare lo cancellano, allora forse il popolo a qualcosa serve ancora se costoro per paura di un referendum cancellano il sistema dei voucher sui quali tra l'altro sul quale ci sono basati per i dati drogati sull'occupazione, perché l'Istat considera occupato un tizio che viene pagato con un voucher a settimana, cioè che guadagna 7,5 euro a settimana, lo considerano occupato. Che sono 7,5 euro a settimana? Il costo di un pasto caldo in un fast food, questo, e per loro appunto è occupazione. Il reddito di cittadinanza serve come manovra economica, non è assistenzialismo. Noi daremo il reddito soltanto a coloro che si inseriranno in un percorso formativo, che metteranno a disposizione alcune ore di lavoro volontario nei comuni d'appartenenza, e se dovessero rifiutare tre lavori perderebbero il sussidio. Ma se ci pensate, se io vivo sotto la soglia di povertà e ho un reddito, perché ci deve entrare in testa che oggi certo il lavoro è un diritto, lo dice la Costituzione, ma anche il reddito in una fase di trasformazione dell'economia con la robotica, l'automatismo, con la modernità, il reddito è ciò che ci permette di stare dentro ai margini di una società. Il reddito è un diritto umano, come avere l'acqua pubblica, come potersi curare se si è indigenti. Il reddito è un meccanismo che dobbiamo probabilmente lavorarci per capire, ma io sì, anche perché nel momento in cui io ho un reddito e non vivo sotto la soglia di povertà, perché è intollerabile che un paese permetta ai propri concittadini appunto di vivere al di sotto della soglia di povertà, io quei soldi, questi 780 euro al mese, li spendo magari sotto casa, compro qualcosa in un alimentari una volta in maniera straordinaria con 700 euro o 780 ci vado in pizzeria e rimetto in circolo l'economia e magari il negozio di alimentari che inizia a lavorare di più, dopo un po' bisogno di assumere una persona, magari assumerà un giovane, magari uno che proprio riceve il reddito di cittadinanza, in quel caso il reddito che uno prende andrà ad aiutare un'altra persona, è una manovra economica, un circolo virtuoso, e allo stesso tempo noi creiamo occupazione ogni giorno con gli stipendi che ci tagliamo, ogni giorno! Il movimento si occuperà di piccole e medie imprese, ci stiamo già occupando, non siamo... Se ci pensate, noi cresciamo perché non aspettiamo una legge per far qualcosa che abbiamo detto appunto che avremmo fatto in campagna elettorale, ho azzeccato una consecutio particolarmente difficile. Gli stipendi ce li siamo tagliati, aiutiamo le piccole e medie imprese, nonostante abbiano bocciato la legge sul taglio di stipendi che abbiamo proposto in Parlamento. Il finanziamento pubblico l'abbiamo rifiutato perché il popolo italiano del 93 si espresse contro il finanziamento pubblico ai partiti. Noi li candidiamo gli incensurati, poi sì, qualche volta più cresceremo, capiterà che purtroppo si infilerà qualcuno che pensavamo fosse buono e poi si dimostra non buono. Questo è ineliminabile, non è impossibile prevedere tutto, però una forza politica va giudicata dal modo in cui si comporta quando si trova un caso all'interno, perché io vedo che magari i portatori di voti, pure se sono condannati come Verdini, fanno carriera oppure diventano padri costituenti grazie a Renzi. Noi abbiamo cacciato dal movimento coloro che non si sono tagliati gli stipendi, e perché ci hanno detto antidemocratici, tutta quella roba, perché? Perché se hai una mela di ceste buone e c'è una mela marce, non la metti, non la mandi via
via, non la togli. Poi c'è il rischio che le mele buone diventino marce anche loro, è logico, all'interno di quello che vi assicuro non è un Parlamento, è una vasca di squali, appunto, dove si salvano reciprocamente, come abbiamo visto in questa settimana con il voto di scambio Lotti-Minzolini. Per quello devi mantenere la barra dritta, per quello stiamo in piazza tutti fine settimana, perché sapendo che ci sono degli enormi rischi di contaminazione lì dentro, sappiamo che il miglior modo per evitare, per ridurre la possibilità di diventare tra virgolette politicanti professionisti, e il politico è l'unico mestiere che inizia a fare peggio quando diventi professionista, pensateci, l'unica soluzione è continuare a parlare di temi, a scendere in piazza le domeniche senza scorta, anche non in campagna elettorale, ancora di più dove si è appena votato e ancora di più dove si è pure vinto. Questo è il movimento, e non gli chiediamo voti, non siamo a chiedere voti, gli chiediamo una mano, gli chiediamo di far capire a tutti che Banca d'Italia di fatto è controllata dalle banche private, di far capire a tutti che tanti politici che provengono dalle banche d'affari fanno carriera nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. Far capire che il futuro, anzi il presente, è il reddito di cittadinanza e la piccola e media impresa. E far capire che non c'è democrazia se non c'è un popolo sovrano come voi, rivoluzionario, che piuttosto magari anche voi oggi di riposarsi, di fare ognuno ciò che voleva, scende in piazza anche di domenica a parlare di politica come oggi. Viva Torino, grazie a tutti e buona domenica. Dai, fanno fare le marchette. Allora, l'ora di Pasqua per la colta fonda. Allora, abbiamo la pizza di Pasqua e il e le uova di Pasqua, che cosa mi tocca fare? Le uova di Pasqua per la raccolta fondi, perché il Movimento 5 Stelle rifiuta i rimborsi elettorali, quindi se volete dateci una piccola mano. Grazie a tutti, buona domenica. Buona mia, la pizza è scelta. Grazie a tutti, di cuore, di cuore. Arrivo, signor. Grazie a tutti, dai che siamo forti, coraggio. Io vi seguo sempre, anche ieri, la Paola Taverna, la Virola. In diretta, signora, vuole dire qualcosa? Sta parlando a 5.000 persone. Viva Movimento 5 Stelle, l'unica nostra salvezza, unica, non c'è altra alternativa. Ciao a tutti, buona domenica. Grazie.